È come se fossi stato messo per 10 anni in naftalina e poi improvvisamente sono risaltato fuori. Cerchi di combattere, cerchi di trovare dentro di te la forza di reagire, anche perché è stata un po' anche la mia caratteristica anche quando giocavo, quella di non mollare mai. Giorni successivi all'arresto sono stati più difficili perché comunque non mi rendevo conto ancora della potenza mediatica che potesse avere una situazione del genere. Mi sono trovato, come ho già detto, in questo tritacarne che solo con l'aiuto di mia moglie, dei miei figli, dei genitori, dei parenti e degli amici sono riuscito a superare. E il grigiore della prescrizione non mi stava bene, perché volevo appunto superare gli ultimi diffidenti, volevo o bianco o nero, ovviamente è diventato tutto più bianco, sono sempre stato convinto di essere innocente. Ah, mi piace fare l'allenatore perché era 11 anni fa, quando ho conseguito il patentino al supercorso di Coverciano, era la cosa prioritaria che volevo fare. È ovvio che dopo 10 anni il campo mi manca, l'odore dell'erba mi manca, devo valutare con molta calma perché ho aspettato 10 anni, ne posso aspettare anche 10 e mezzo, 11, certo, non troppo in là perché sennò vado. Ormai già in pensione e quindi mi piacerebbe, qualche richiesta c'è stata, ma ancora nulla di concreto. Quello che mi ha segnato di più sicuramente Zeman, che lo reputo il maestro più che un allenatore. Noi abbiamo un rapporto che, anche se ci sentiamo molto poco, ma che è andato sempre oltre quello che era il rapporto giocatore-allenatore. La gente li vuole bene, è ovvio che però non è lo stesso Foggia che era quando l'ha preso e ci ha preso, però io credo che dove è andato ha sempre fatto bene, quindi sarà così anche al ritorno a Foggia. Devo dire che ogni allenatore che ho avuto mi ha dato qualcosa e io credo che un mix tra i vari allenatori che ho avuto credo che sia la medicina giusta. Cioè un po' di Zeman, un po' di Mazzone, un po' di Guidolino, un po' di Boscov, un po' di, insomma, di tutti quelli che ho avuto anche prima, perché comunque bene o male, come dicevo, tutti mi hanno dato qualcosa e cercherò di far tesoro appunto dei loro consigli. Ma Robby era già un allenatore quando giocava, sia alla Sampdoria che poi alla Lazio, quindi sotto questo aspetto non avevo nessun tipo di dubbio. Le squadre dove ha allenato l'ha sempre fatta giocare bene, adesso in più ha trovato dei ragazzi secondo me molto intelligenti che sanno fare gruppo. Sono due allenatori che secondo me hanno un concetto simile e quindi non si è stravolto quello che erano anche le convinzioni di Inzaghi. Saric ha anche l'esperienza, ha vinto e quindi può dare quel qualcosa in più. Però Roma è Roma. Pressione, il fatto di avere l'altra squadra come un'avversaria, quindi sai, io credo che il derby vero sia quello di Roma. Perché perché? l'atmosfera, io mi ricordo che quando arrivai alla Lazio se ne parlava già 2 settimane prima. Oh, mi raccomando, fra 15 giorni c'è sta il derby. Io mi ricordo che il primo in assoluto ero talmente teso che penso di aver fatto la peggior partita in Serie A. Non penso che sia solo ed esclusivamente una questione di soldi. Non penso che Inzaghi sia andato via solo per una questione di soldi. Vedi, Conte non è andato via per una questione di soldi, ma perché non era in linea con il mercato della società, quindi lì. Sai, solo chi le vive determinate cose può sapere com'è andata veramente. All'epoca magari non c'erano queste super mega offerte che venivano fatte.
però c'era un po' più di amor proprio, c'era il fatto di affezionarsi e di sudare per una maglia. Io l'ho sempre detto, non sarei mandato via dalla Lazio perché la sentivo come una seconda pelle, poi determinate situazioni hanno fatto sì che invece prendessi un'altra strada. Sai, poi dopo lì è anche una questione personale, c'è chi la vive in un modo e chi la vive in un altro. Certo. Quindi non è da colpevolizzare neanche quello che va via, perché se arriva un'offerta che non si può rifiutare, probabilmente uno la prende in considerazione. Io l'ho avuta, non l'ho presa in considerazione perché al momento stavo talmente bene, la sentivo come una seconda pelle, la sentivo come casa mia, e la Lazio per me era tutto in quel momento. Una squadra da allenare. Sono troppo ottimista forse. No, però bisogna cominciare. Quando dicono ma non ha esperienza, ma tutti quelli che hanno cominciato non avevano un'esperienza, quindi prima o poi bisogna cominciare, se no l'esperienza non te la fai mai.